CDM via libera al processo penale con lodo prescrizione contro Italia Viva che diserta, è una loro sconfitta, basta sgambetti. 5 Stelle PD, lavoriamo per il paese, niente ricatti o il voto, Renzi pronti a tutto anche a urne, Salvini governo al capolinea. Partito da Pratica di Mare l'aereo per riportare in Italia Niccolò, il ragazzo bloccato a Wuhan, Mattarella alla Cina, epidemia nemico comune. Patrick Zaki del carcere al Cairo, che ci faccio qui? Domani l'udienza per gli avvocati, rischia l'ergastolo, tenete i riflettori accesi. Ladri di farmaci antitumorali per 1,5 milioni di euro, arrestati dai carabinieri, sequestrate medicine mal conservate e pericolose. Ronaldo segna il rigore dell'1-1 al 91esimo nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. Accese le proteste dei rossoneri per l'applicazione della regola. Buongiorno dal TG1. Il Consiglio dei Ministri nella notte ha dato il via libera alla riforma del processo penale con il lodo Conte bis sulla prescrizione. Non hanno partecipato le due ministre di Italia Viva. L'assenza è una loro sconfitta, commenta il Premier Conte, che accusa Renzi di opposizione maleducata. Nel pomeriggio colloquio telefonico tra il Premier e il Presidente Mattarella. Il servizio di Roberto Chinzari. Se invece di correre nella stessa direzione un giocatore pensa solo a sé o addirittura fa dei falli, di sicuro si perde. Italia Viva chiarisca, ci dica se vuole far squadra con noi per far correre il paese. Conte interviene dopo il Consiglio dei Ministri che vara la riforma del processo penale con il lodo Conte bis. Quando si lavora con responsabilità e impegno, i risultati, seppur faticosamente, si ottengono, sottolinea. È chiaro che Italia Viva deve chiarire. Ho detto anche oggi, non solo a me, al Presidente del Consiglio, anche al Paese, che cosa intendono fare. E l'obiettivo è processi più rapidi, con forti investimenti nella macchina giustizia. I ministri renziani non hanno partecipato, per una forza politica è sempre una sconfitta, insiste il Premier, non sedersi ai tavoli. Noi siamo sempre aperti al confronto, non sono arrogante ma non ho paura, ribadisce, non si può dialogare senza abbandonare la propria posizione iniziale, non si è depositari della verità. Renzi ricorda Conte, quando era premier lamentava il fuoco amico, la dittatura della minoranza, oggi si minaccia la crisi e poi si accusano gli altri di ricatto, si dice di andare avanti ma non si vuole condividere. Irragionevole, incomprensibile l'ipotesi di sfiducia al ministro Bonafede. Semmai, a me non piace ragionare in termini ipotetici, semmai ci fosse un'iniziativa del genere, il sottoscritto, per assicurare credibilità alla politica, ne trarrà tutte le conseguenze. Al centro del dibattito politico ancora dunque la prescrizione. Ieri in Senato Italia Viva ha votato di nuovo con le opposizioni. Da Palazzo Chigi ci colleghiamo con Susanna Lemma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Proprio così, la riforma del processo penale di fatto tiene banco nel dibattito politico e nel dibattito interno alla maggioranza. È stata una giornata di tensioni ieri, soprattutto dopo l'annuncio di Italia Viva che non avrebbe partecipato al Consiglio dei Ministri di ieri sera. Il Movimento 5 Stelle ha commentato, c'è chi vive di polemiche e chi invece lavora, e ha rilanciato la piazza di domani contro i vitalizi. Anche per il segretario Zingaretti si può lavorare sulla crescita, ma bisogna smetterla con i ricatti. Allora facciamo il punto sul dibattito interno alla maggioranza nel servizio di Andrea Bolla. Presidente, la palla tocca a te. Noi non abbiamo aperto la crisi, noi non vogliamo fare polemica, noi però non sederemo e rinunciamo. Renzi risponde a Conte e rifiuta la definizione di opposizione maleducata, anche perché, sottolinea, senza di noi non ci sarebbe la maggioranza. Poi aggiunge, o il governo si mette a lavorare, o si apre la crisi e c'è un altro governo, oppure si torna a votare, sono disponibili a tutte e tre le ipotesi. Al Senato intanto il partito di Renzi vota di nuovo con le opposizioni, in commissione di giustizia finisce 12-12 su un emendamento bocciato per cancellare la riforma della prescrizione. Movimento rilancia la piazza contro i vitalizi e sottoscrive le parole del Premier. Concordiamo con noi, Se dovessimo sbagliare,
Della capitale fino all'ultimo gesto. Xi Jinping ringrazia con poche parole di congedo. Le difficoltà sono temporanee, scrive a Mattarella, le amicizie in peritura. Dopo il via libera della Cina è partito questa mattina da Pratica di Mare l'aereo che riporterà a casa Nicolò, il 17enne rimasto bloccato a Wuhan perché aveva la febbre. Il suo arrivo è previsto per domani mattina. Emiliano Condò. È partito da Pratica di Mare alle 5.53 il volo speciale dell'aeronautica militare che riporterà finalmente a casa Niccolò, il 17enne italiano bloccato da giorni a Wuhan. Una piccola odissea quella del giovane. In Cina per una vacanza studio per due volte si è visto negare all'ultimo la possibilità di tornare a casa. Aveva la febbre a 37,7 il 3 febbraio quando il primo volo ha riportato in Italia 56 persone. Aveva ancora la febbre sei giorni dopo quando un secondo volo ne ha fatti rientrare altri 8. Impossibile imbarcarlo. Poi ci si è messa la burocrazia e le difficoltà oggettive nell'organizzare un ponte con Wuhan, ma questa volta anche la eventuale febbre non sarà un ostacolo. Il volo attrezzato per il biocontenimento, su cui viaggiano medici, infermieri, il vice ministro della salute Sileri, è atteso in Italia nella mattinata di domani. Una volta atterrato, Niccolò dovrà osservare un periodo di quarantena, nonostante sia più volte risultato negativo al test del coronavirus, probabilmente al Celio, dove la quarantena prosegue per altri 8 italiani. Allo Spallanzani, dove ieri sono stati dimessi i 20 cinesi che erano stati in contatto con la coppia di coniugi ancora in terapia intensiva e prognosi riservata, migliorano sempre di più le condizioni del ricercatore di Reggio Emilia positivo al coronavirus. Asintomatico e senza febbre prosegue il trattamento con antivirali. Sempre nell'istituto malattie infettive restano altre 13 persone sottoposte al test e in attesa dei risultati. Assunta a tempo indeterminato nell'istituto Francesca Colavita, la ricercatrice precaria che ha contribuito a isolare virus. E
Intanto in Cina sale il bilancio dell'epidemia, i morti sono 1.383, mentre il totale dei contagiati ha superato quota 60.000. E in Giappone è stato fatto sbarcare un primo gruppo di 11 passeggeri, tutti anziani, dalla nave da crociera bloccata al largo di Yokohama. Gli altri restano in quarantena. La corrispondente Giovanna Botteri. Le strade deserte di una città assediata dall'epidemia, a Wuhan centinaia di morti nelle ultime 24 ore e decine di migliaia di nuovi contagi dopo l'entrata in vigore dei nuovi parametri diagnostici, più semplici criteri per confermare i casi positivi, la burocrazia per essere ammessi alle cure ospedaliere ed eventualmente all'isolamento meno complessa. Questo fa salire più rapidamente il numero dei decessi e della diffusione in una regione dove Pechino ha deciso di cacciare tutti i vertici politici ed amministrativi e dove gli stessi scienziati cinesi prevedono un picco tra la metà e la fine di febbraio, mentre a Shanghai viene isolato il genoma del nuovo virus da un campione di pazienti. Trema l'intera Asia. Sulloi, il villaggio di 10.000 anime vicino ad Hanoi, viene chiuso, isolato, dopo un aumento importante dei casi al suo interno. Ufficialmente il Vietnam dichiara 16 casi. In Giappone sale il numero dei contagi sulla Diamond Princess, in quarantena a Yokohama e nel resto del paese, dove si registra anche il primo morto, una donna anziana che non ha avuto contatti né con la Cina né con Wuhan. Un'altra nave, la Western, ha potuto finalmente attraccare in Cambogia, dopo essere stata respinta da almeno 5 altri paesi. Tra le 2.257 persone a bordo, nessuno malato o con sintomi sospetti si è brindato. Yeah! E ieri a Bruxelles riunione dei ministri europei della salute, soddisfatto Speranza, riconosciuta l'utilità delle nostre misure, ha detto, siamo il paese con il livello di salvaguardia più alto. Il corrispondente Gavino Moretti. Il coronavirus non conosce confini, per questo serve una strategia comune per rispondere a un'emergenza che è diventata globale, afferma la commissaria europea alla salute, Stella Kyriakides. Nel vertice straordinario chiesto dall'Italia, i 27 ministri della salute concordano di rafforzare lo scambio di informazioni a tutti i livelli, senza però limitare l'area di libera circolazione di Schengen all'interno dell'Unione Europea. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rivendica la scelta di avere bloccato i voli da e per la Cina, anche perché il nostro paese era uno di quelli con il più alto numero di collegamenti diretti con Pechino e le altre città cinesi. Verso la Cina saremo sempre solidali, così come continueremo a monitorare la situazione in Africa, ma resta la linea della massima prudenza, conclude Speranza. La nostra linea è e resta sempre la stessa, no allarmismo, l'allarmismo è sbagliato, non ha senso, ma tenere l'asticella dell'attenzione molto molto alta. Restiamo a Bruxelles per le nuove previsioni di crescita della Commissione europea, limate al ribasso quelle dell'Italia, ma il commissario per l'economia Gentiloni prevede una crescita inizio anno, preoccupazione per le conseguenze economiche nel coronavirus. Il corrispondente Alberto Romagnoli. In Italia, quella delle previsioni è un'arte difficile in tutte le epoche, ma con un'epidemia in corso dalle dimensioni del coronavirus rischia di diventare impossibile. Gentiloni non ha alcuna intenzione di evitare l'argomento, anzi definisce l'emergenza cinese il principale rischio per l'economia globale, però aggiunge che è troppo presto per valutarlo in numeri. Salvo imprevisti, allora la crescita dell'Europa dovrebbe mantenersi più o meno stabile. Con paesi come il nostro che la misurano in decimali, quest'anno 3 e l'anno prossimo doppio. Il finale del 2019 è stato complicato, ma il ministro dell'economia Gualtieri si aspetta un rimbalzo a gennaio. Gentiloni non lo esclude. La media dei paesi dell'euro si attesta all'1,2%, però fanno fatica anche la Francia e soprattutto la Germania. Negli paesi fuori dalla moneta unica non è una novità, perché partono da posizioni più basse. Il governo italiano, conclude il commissario dell'economia, è consapevole della necessità di ridurre il debito e dell'esigenza di continuare su questo il dialogo con Bruxelles. E la scommessa è quella di riuscire a farlo conservando una politica espansiva, non perdendo l'occasione degli investimenti collegati soprattutto alla transizione ecologica. E questa mattina sono oscillanti le borse asiatiche, aperte in lieve rialzo. Sentiamo Marzio Quaglino da Milano. Buongiorno Marzio.
Un giorno, in effetti, c'è molta incertezza sui mercati. Naturalmente si aggiornano le stime sulla diffusione del coronavirus e si aggiornano anche i conti sui danni che il contagio può creare per l'economia. Così le borse asiatiche oggi sono in leggero recupero, anche se non tutte. Tokyo ha chiuso ancora in calo di oltre mezzo punto percentuale, recupero invece Hong Kong e Shanghai. Ieri invece era stata una seduta negativa per gran parte dell'Europa, tranne Milano, che era riuscita a guadagnare appena lo 0,12%, ma in calo soprattutto Londra e invece appena sotto la parità Francoforte e Parigi. Uno degli effetti comunque anche del coronavirus lo si vede sul petrolio, è in calo la domanda di petrolio, questo capita per la prima volta dal 2009, il prezzo si mantiene a 56 dollari al barile, ma c'è un 15% in meno da inizio anno. Per quello che riguarda la giornata odierna ci sono due dati importanti, uno la bilancia commerciale italiana e poi il prodotto interno lordo in eurozona del quarto trimestre. Per quello che riguarda l'apertura delle borse europee tra tre quarti d'ora, sulla base dei futures sugli indici dovrebbe essere in leggero rialzo. E con questo restituisco la linea a Roma. Ora in Egitto, dove domani verrà discussa l'istanza di scarcerazione per Patrick Zaki, il ricercatore dell'Università di Bologna, arrestato e picchiato per le sue posizioni sui diritti civili. I familiari hanno potuto vederlo per pochissimo tempo. Il corrispondente del Cairo, Giuseppe Buonavolontà. Marisa, al telefono da Mansura, 120 km a nord della capitale egiziana, ci dice che sulle reali condizioni in cui si trova il fratello Patrick non ci ha capito molto. L'incontro con lui, il secondo da quando è stata decisa la carcerazione preventiva di 15 giorni, è durato pochi minuti in un'altra caserma della città dove il ragazzo è stato trasferito. È riuscita a scambiarci solo qualche parola. Comunque il suo difensore, avvocato Wael Ghali, è tranquillo. Sulla salute nulla da dire, Patrick sta bene, ma allo stesso tempo il legale è preoccupato dai capi d'accusa, più gravi di un'imputazione per terrorismo, che possono prevedere addirittura una condanna all'ergastolo, ripete, incitamento alla sovversione contro le istituzioni dello Stato e a partecipare alle proteste indette nei mesi scorsi contro il governo di Al-Sisi. C'è molta mobilitazione nella sede dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, l'organizzazione che ha sede nel centro del Cairo, con la quale Zaki collabora da oltre 3 anni occupandosi prevalentemente di diritti di genere negati, come tanti altri, nell'Egitto dei generali. Abdel Razik, direttore dell'associazione, ringrazia l'Italia e gli altri paesi che si stanno mobilitando per la liberazione del ragazzo e chiede a tutti di non abbassare la guardia nei prossimi giorni. L'impasse di governo in Gran Bretagna, cominciata la fase 2 del dopo Brexit del premier Boris Johnson, il corrispondente Marco Barbello. I tabloid l'hanno ribattezzata subito una carneficina politica. L'impasse di governo preannunciato, inizio della fase 2 post-Brexit per Boris Johnson, ha portato infatti al cambio di molti ministri di primo piano, ambiente, sviluppo economico, politiche abitative, l'avvocato generale dello Stato e il ministro per l'Ulster. A fare rumore soprattutto le dimissioni del cancelliere dello scacchiere, il ministro economico Sajid Javid, 50 anni, origini pakistane. Di fatto è il numero 2 del governo. All'origine del dissidio il piano di enormi investimenti, alta velocità Londra-Birmingham, ponte tra Scozia e Nord Irlanda, che peserà e molto sui conti pubblici nei prossimi anni. Già sostituito da un 39enne Rishi Sunak, origini indiane, astronascente del Partito Conservatore. Boris Johnson non si cura delle defezioni, ma deve guardarsi comunque alle spalle per una serie di questioni potenzialmente pericolose. Accese polemiche, richieste delle opposizioni per un'indagine sulle vacanze di fine anno ai Caraibi del premier fidanzata, spesa 15.000 sterline, circa 18.000 euro, sarebbe stata offerta dal proprietario di una catena di telefonia mobile, che però ha precisato di aver fatto solo da intermediario. Rimane dunque un mistero su chi abbia effettivamente tirato fuori i soldi. Papa Francesco ha incontrato l'ex presidente brasiliano Lula. Nel colloquio privato si è parlato di disuguaglianze, povertà e protezione dell'ambiente. Ignazio Ingrao. Papa Francesco ha ricevuto a Santa Marta, in un incontro privato, l'ex presidente brasiliano Lula da Silva. Il colloquio è durato oltre un'ora.
condannato a 17 anni di carcere per corruzione e riciclaggio, Lula si è sempre detto innocente. Scarcerato lo scorso novembre, dopo 19 mesi di prigione, è in attesa della sentenza di appello. Abbiamo parlato di un mondo più giusto e fraterno, ha dichiarato Lula al termine dell'incontro. L'ex presidente brasiliano ha chiesto la benedizione di Bergoglio. Lo scorso mese di maggio Francesco aveva scritto a Lula, allora in carcere, dicendogli di non scoraggiarsi di fronte alle prove della vita. Lotta alla fame e alla povertà e difesa dell'ambiente, tra gli altri temi dell'incontro, all'indomani dell'esortazione apostolica di Papa Francesco sull'Amazzonia, che suona come un duro atto di accusa contro le politiche di deforestazione e sfruttamento dei territori dei popoli indigeni da parte dell'attuale presidente brasiliano Bolsonaro. Per recarsi in Vaticano, Lula ha ottenuto un permesso speciale dal tribunale. A Roma ha incontrato diversi esponenti del mondo politico. Blitz dei carabinieri di Moncalieri e dei NAS di Torino contro il furto dei farmaci antitumorali. Arrestate due persone che avrebbero rubato medicine per oltre 1 milione di euro per venderle nel mercato clandestino. Noemi Romeo. Un furto ignobile, quello di farmaci antitumorali, era stato il commento dall'ospedale San Luigi di Orbassano alle porte di Torino quando nel maggio scorso erano state trafugate 1.110 confezioni di medicine per un valore di oltre 1.300.000 euro. Uno schiaffo al dolore di persone che lottano contro un terribile male, era stato detto, e un danno per le casse della sanità pubblica. Ora i ladri che volevano rivendere il bottino al mercato nero sono stati catturati dai carabinieri. Un uomo di 30 anni di Napoli e un egiziano di 43 che vive in Italia, denunciati i due complici. L'italiano aveva materialmente compiuto il furto, lo si vede negli ultimi frammenti del video di sorveglianza interna della farmacia, mentre spruzza vernice sull'obiettivo per oscurare le riprese. L'egiziano, anche lui in carcere, adesso è accusato di ricettazione. Sarà ritrovata nella sua abitazione a Crema, in Lombardia, buona parte dei medicinali. Da capire ancora chi abbia abbandonato in treno un borsone con il resto del bottino. Tutte le confezioni recuperate già restituite all'ASL saranno distrutte, erano state mal conservate, non potranno più aiutare alcun malato. Il deragliamento del Frecciarossa che ha provocato la morte di due ferrovieri nell'Lodigiano. Accanto all'ipotesi di un errore umano emerge l'ipotesi di un difetto di fabbrica in un pezzo dello scambio. L'amministratore delegato dell'azienda costruttrice risulta indagato. Maria Chiara Grandis. Le ruspe preparano il terreno per le gru che rimuoveranno i vagoni dai binari all'ospedaletto Lodigiano. Possibile errore tecnico ma anche un difetto di funzionamento. Su entrambe le ipotesi si concentrano le indagini della procura di Lodi che lavora sulle cause del deragliamento del Frecciarossa a Milano Salerno. I periti hanno rilevato un problema elettrico allo scambio. Si tratterebbe di un'inversione dei cablaggi interna al dispositivo. Proprio su questo punto è intervenuto il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie in commissione lavori pubblici al Senato. Questo giustifica il problema che hanno trovato i manutentori nelle verifiche, ha detto Marco Donafrio. Evidentemente qualcosa non funzionava a dovere. Una prima evidenza che introduce un problema aggiunto, ma non giustifica completamente tutto. Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso il montaggio di attuatori di questo tipo. L'Agenzia Nazionale sta allertando le autorità di sicurezza europee per evitare la messa in esercizio di componenti con eventuali anomalie. Al vaglio degli investigatori anche altre posizioni ora, oltre a quelle dei tecnici della società RFI per responsabilità amministrativa. Era nuovo lo scambio montato sul binario dell'alta velocità la notte prima del deragliamento che è costato la vita ai due macchinisti. Dossier Air Italy. Il governo ribadisce la sua irritazione per come è stata gestita la crisi della compagnia aerea controllata dagli investitori qatarini. Intanto la società irlandese Ryanair smentisce l'ipotesi di voler acquistare il vettore. Il servizio è di Simone Lupo Bagnacani. Continua la protesta dei dipendenti Air Italy contro l'annuncio della liquidazione della compagnia. In attesa del tavolo ministeriale, la settimana prossima si moltiplicano le assemblee spontanee ad Olbia e si organizzano i pugni per scendere a Cagliari. Ci siamo oggi, ci saremo domani e ci saremo finché l'azienda sarà qui, perché l'azienda è nostra. E adesso cosa fate, le prossime mosse? La prossima mossa sarà sicuramente martedì a Cagliari. Speriamo di essere ricevuti dal presidente Solinas. I lavoratori continuano a essere
sempre preoccupati e ovviamente continuano a dimostrare la loro indignazione per la situazione che si è venuta a creare. Siamo qua perché dobbiamo manifestare il nostro dissenso a questa decisione aziendale di liquidare la compagnia, che fondamentalmente non stava andando così tanto male. Intanto si muove anche la politica e anche il sindaco di Olbia è in contatto con la proprietà. Il comune sta lavorando, sta dialogando con la proprietà e vediamo con la parte politica regionale e stiamo lavorando per cercare di fare qualcosa. Invece già archiviata l'ipotesi di ingresso in azienda di Ryanair, che si è limitata ad offrire sconti ai passeggeri e utili, ha invitato i dipendenti che hanno appena perso il posto a inviare loro i curriculum. Oggi è San Valentino, parliamo dell'amore, anzi di uno degli aspetti dell'amore che confina con l'amicizia. Oggi si chiama frendazione, ma viene da lontano, da Dante ai dolori del giovane Werther. Seguiamo Michela Palmieri. La regola dell'amico di noi non è mai stato vittima della cosiddetta friend zone, è quella zona grigia, quella prigione in cui finisci quando la persona di cui ti innamori non ti corrisponde o peggio ancora ti dice è meglio se siamo solo amici e tu accetti questo nefasto ruolo e magari pur di non perderla diventi anche il confidente e questo è il momento in cui sei friend zonato e non hai più scampo. Ma la friend zone ha radici lontane, esiste da quando c'è l'umanità e ha sempre proliferato nella storia, nella letteratura e nella musica, da Dante con lo struggimento per la sua Beatrice, a Goethe che con i dolori del giovane Werther annovera il suo alter ego tra i più incompresi in amore, perché non c'è niente di più complicato e bello dei rapporti amorosi che a volte, anche se restano confinati nell'amicizia, possono darci la spinta per essere migliori e per capire che bisogna accettare la realtà, qualsiasi essa sia, e soprattutto quando è rifiuto. Il frenzonato lo sa e il suo emblema in letteratura, il grande Gatsby, va verso il suo triste destino di sedotto e abbandonato, con le ultime parole del romanzo di Francis Ford Fitzgerald. Così continuiamo a remare, barche contro la corrente, risospinti senza posa nel passato. Ora a Nizza, dove tutto è pronto per la 136esima edizione del Carnevale, la corrispondente di Massabà. La testa gigante di Karl Lagerfeld, il re della moda scomparso un anno fa, aprirà domani il celebre Carnevale di Nizza, un omaggio al leggendario stilista e alla moda Jean-Paul Gaultier, Sonia Riquel, la direttrice di Vogue Anna Wintour. Mai un carnevale aveva deciso di raccontare prima d'ora la storia della moda. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è far ridere, sorridere, ma anche riflettere sulla moda e i suoi retroscena. Se la moda, affermano, lancia le tendenze e sconvolge codici e comportamenti, ha anche un ruolo etico e responsabile da svolgere. Accanto alla classica sfilata di carri carnevaleschi sarà imperdibile la battaglia dei fiori, carri decorati che mettono in risalto la produzione locale. L'80% dei fiori arriva dalla Costa Azzurra. Giunto alla sua 136esima edizione, il Carnevale di Nizza è considerato uno degli eventi più importanti della Francia. Garantisce ogni anno lavoro a 1.800 persone. L'anno scorso aveva attratto in città oltre 200.000 spettatori. Con le sue gigantesche feste, frutto di oltre 400 ore di lavoro, non si dimentica dell'attualità e della politica, a partire dalla coppia dell'Eliseo, Macron e Brigitte. Siamo al calcio, Coppa Italia, pareggio per 1-1 nella semifinale di andata tra Milan e Juventus, si deciderà tutto nella gara di ritorno in programma il 4 marzo, in quell'occasione sarà assente per squalifica Ibrahimovic. Gianluigi Zamponi. Luci e ombre a San Siro, dove il Milan getta al vento una vittoria sfumata a un passo dal traguardo. Le magie al salve di Ibrahimovic prima e CR7 poi fanno solo da contorno a una sfida che regala molto fumo e poco spettacolo. Trascinate le 70.000 di San Siro, i rossoneri mettono sotto pressione più volte i riflessi sempre vivi di Buffon. L'intervento su Calabria dell'ex portiere azzurro strappa applausi, ma non basta regalare il vantaggio ai padroni di casa. Nella ripresa la musica non cambia, dopo aver salvato il risultato con un paio di interventi complicati. Il talento di Buffon non può nulla però al minuto 61, quando Rebic sblocca la gara sfruttando le ormai frequenti amnesie difensive della vecchia signora.
dopo 70 minuti di marca rossonera e l'espulsione di Theo Hernandez a 20 dalla fine, a riabilitare i piani di rimonta della Juventus, dove Sarri aumenta la potenza di fuoco in attacco, schierando il tridente Higuain, Dybala a CR7. Ed è proprio l'asso portoghese, al 90esimo, a procurarsi un calcio di rigore assegnato grazie all'intervento del VAR. La freddezza del 5 volte pallone d'oro evita la Juventus la terza sconfitta del 2020 e regala ai bianconeri un comodo match di ritorno allo stadio, dove il Milan dovrà fare a meno per squalifica di Zlatan Ibrahimovic. Dal TG1 è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è alle 9. Buona giornata.